progetto importante, un sodalizio tra due società, dalla Polisportiva Catanzaro e l'Aton Ischia sullo Ionio. Sono due società importanti per quanto riguarda il nostro movimento. Questo darà modo senz'altro ad un confronto costante e continuativo per quanto riguarda il movimento nuotatorio in Calabria. Credo che questo è motivo di rilancio sicuramente a valorizzare i nostri ragazzi. Noi abbiamo degli elementi validi, seguite bene, credo che possano dare grande soddisfazione alla Calabria. Siamo grati a questo campione olimpionico che ha voluto, diciamo, inaugurare questa nostra iniziativa. Un'iniziativa che tenderà a coinvolgere un po', speriamo, tutti coloro che nella regione anche vogliono intraprendere questa nuova strada, proprio per cercare di dare un input maggiore ai ragazzi, in modo tale che trovino anche nella continuità, al di là del periodo di scuola media superiore, insomma, che possano continuare anche con noi questa attività di nuoto e di conseguenza di benessere, che poi alla fine è sempre un benessere fisico. Se poi da questo qua riusciremo ad avere dei campioncini, perché no, come Massimiliano, saremo grati anche a lui per aver dato questo input, insomma, ecco. Un progetto importante che prevede di poter raccogliere i migliori atleti calabresi attraverso questa società agonistica Calabria Green Race, che vuol lanciare un'idea di nuoto diversa in Calabria. Lo sport è una bellissima attività, il nuoto è una bellissima disciplina. Le due società, con l'aiuto e il sodalizio che vanno a portare insieme, ci permetteranno sicuramente di far sì che queste società possano, attraverso i loro atleti a livello regionale, far crescere il nuoto in Calabria. Poi naturalmente l'auspicio è che tra questi atleti possa nascere qualche campioncino e quindi a valenza poi non solo regionale ma interregionale. È il primo appuntamento con Massimiliano Rosolino, speriamo di continuare portando sempre atleti a livello nazionale e far sì che la provincia di Catanzaro a livello di nuoto diventa un punto di riferimento per l'intero regione Calabria. Il nuoto ha bisogno di progetti, secondo me, coraggiosi come questo. Deve essere un impulso per poter generare in questi ragazzi un interesse sempre più accentuato verso la disciplina dello sport, anche in termini agonistici. Il mio contributo in entrambe le piscine, in entrambe le strutture, sarà soprattutto di carattere tecnico e didattico. Migliorare un po' le proposte didattiche, ma soprattutto cercare dei contenuti tecnici che possano permettere a questi ragazzi di fare il risolutivo salto di qualità. Di due squadre che si uniscono, non due squadre che si dividono, no? Dove ci giriamo, sono persone che si separano. Invece, per fortuna, questa è un'iniziativa, credo, molto importante, soprattutto perché permette, insomma, una regione dove il nuoto è popolare, ma non, insomma, nel piatto di tutti, di promuovere un'attività che faccia bene sia dentro l'acqua che soprattutto fuori. Ricordiamo che l'attività che si fa in acqua non è soltanto educativa per cercare di trovare dei campioni, infatti questa iniziativa è stata fatta per un gruppo di ragazzi già evoluti, però oggi ci sta un open day, cerchiamo comunque di promuovere lo sport, non soltanto il nuoto, ma soprattutto far avvicinare le persone a quello che è la forma fisica, e speriamo che questa iniziativa faccia capire, insomma, che al sud si possono fare delle cose, insomma, con la testa, e si possono comunque continuare a fare.